Salve ragazzi! Oggi parleremo insieme di dinosauri. Ed ora ecco a voi i dinosauri! Ta-ra-ra-ta-ta-ta-ta! Diamo il benvenuto a Ray! Ta-ta-tan! 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 Il sauraciota! Ta-ta-tan! Ehi, da dove viene? Oggi ti mangio a colazione! Buon appetito! Grazie! E allora, buongiorno ragazzi! Applauso preistorico! E qui tra noi, James Brontosauro! Pam 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 pam! Mangia la foglia, tina 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 ti! Finché ne ho voglia, tina 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 ti! Bistecno, peperò, gradisco il tè, pum 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 pum! Ah! Proteggi Mix, non ce la fo, non ce la fo, mi estinguerò! Sei in linea, James? Sì, allora, yahoo! È l'ora del rap tornante! Sono Dino Rapper, per adesso mi arrangio finché l'uomo non passa il rancio, poi chissà cosa mangio. E sì, mi interrerò, e in pietra mi muterò, e col tempo a galla come uno struzzo ritornerò. Prima di parlare delle scene tagliate del film Mrs. Doubtfire, vi consiglio di visitare la pagina di Chip e Chop Animazione. Sono dei simpatici ragazzi che intrattengono i vostri bambini con balli, giochi e feste. I link li troverete in descrizione. Mrs. Doubtfire è una simpatica commedia dove il protagonista, interpretato da Robin Williams, si immedesima nell'anzianatata Mrs. Doubtfire, potendo passare così molto più tempo con i suoi figli dopo il divorzio dalla moglie Miranda. Ultimamente stavo vedendo delle varie scene tagliate di Mrs. Doubtfire su YouTube, che non sono mai state doppiate in italiano. Allora mi stavo chiedendo, ma perché le hanno tagliate e non le hanno mai doppiate in italiano? Quindi mi sono detto, beh, perché non parlarne? Il film tratta molte tematiche, tra cui il divorzio, i disagi che vive tutta la famiglia quando i coniugi non sono più felici ed i figli diventano tristi spettatori. Tutto questo lo si può vedere in queste due scene tagliate. Nella prima scena, mentre Lydia sta concorrendo per la gara di spelling, i due coniugi Hillard litigano animatamente nella sala, non preoccupandosi della figlia e del luogo in cui si trovano. Alla fine della scena, Lydia chiede al padre se i due genitori potessero fingere di amarsi per far felici i propri figli. Ma Daniel risponde che l'amore dei figli è molto diverso rispetto a quello di marito e moglie, e lui ci sarà sempre per i propri figli. Nella seconda scena, che secondo me è una delle più tristi del film, l'intera famiglia torna a casa dopo lo smascheramento di Daniel al ristorante. In questa scena si vede che i due coniugi Hillard si urlano contro e si rinfacciano tutto. E la cosa più triste è l'inquadratura dei tre figli che guardano con le lacrime agli occhi il litigio dei coniugi. E dopo ciò i tre figli dicono ai loro genitori che sono disgustati da queste situazioni e ritornano tutti e tre in camera molto amareggiati e delusi. Come possiamo ben capire, hanno eliminato queste due scene per rendere il film meno drammatico e più leggero per gli spettatori. Anche se, secondo me, potevano far scegliere allo spettatore, nel senso che potevano fare una versione più commerciale e una versione integrale. Anche perché, vedendo queste scene, si comprendono molte dinamiche, tra cui il divorzio, il perché Miranda non vuole più tornare con Daniel ed è più felice senza di lui. E anche la serenità che porta Mrs. Doubtfire in famiglia. Comunque, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, condividete, iscrivetevi e mettete un like. Ed ora vi do una piccola anticipazione sul prossimo doppiaggio. Ciao a tutti! And just a bit wiser. I see.